L'estetica ed intrigante cresta est del Monviso si snoda con un itinerario alpinistico di media difficoltà di 1200 metri di dislivello con passaggi fino al quarto grado, che partendo dal rifugio Quintino Sella a 2640 metri arriva alla sua sommità a 3841 metri. Ancora che notte lasciamo il rifugio e con il piccolo cono di luce delle lampade frontali poste sul casco ci facciamo strada prima brevemente e comodamente fino al Colle di Viso e poi sulla ripida e sdrucciolevole erta della morena detritica di stabili sfasciumi di tutte le dimensioni, formata dalla confluenza dei due inclinatissimi canali, a destra il canale del Lago Grande ed a sinistra il canale Baracco, che delimitano questo versante della montagna. Puntiamo verso il canale di sinistra, alla cui base dovrebbero esserci delle tracce di vernice ad indicare l'attacco della via. Con l'oscuro ancora presente e scivolando ripetutamente, sforzandoci inutilmente di trovare le invisibili sverniciate, risaliamo troppo. Arrivati lì, con circa un centinaio e passa di metri di dislivello fatti, di ridiscendere non se ne parla e decidiamo quindi di proseguire. E così troviamo un unico varco accessibile e con un paio di delicati movimenti in verticale su terreno semovente e franoso giungiamo su una larga cenge erbosa. Finalmente siamo sulla cresta, proprio quando il sole sta sorgendo. Ci prepariamo ed iniziamo. Decidiamo di effettuare la scalata sempre in conserva protetta e nei tratti più esposti anche con soste e tiri di corda. Il panorama sotto di noi è da cartolina. Da un ovattato mare di nuvole, come isole, vengono fuori i monti tutt'attorno ed in primo piano, in basso, il Lago Grande di Viso ed il rifugio Sella. La via è sporadicamente segnata da tratti di rare spennellate di vernice rossa che spesso si mimetizzano con i licheni delle rocce, da pochi chiodi di via ed un telaio di biciclette arrugginito. Chi si sarà mai preso la briga di portarlo quassù? Sopra di noi vediamo sempre l'imponente struttura rocciosa del torrione Saint-Robert verso il quale dobbiamo puntare. Il terreno inizia a divenire un po' infido, con passaggi tecnicamente non difficili, ma estremamente delicati per quanto riguarda l'instabilità delle rocce.
Arrivati sotto il torrione, noi lo aggiriamo a sinistra, prima attraversando su una breve e solida cencia e poi risalendo per un lunghissimo e ripidissimo canale al cui interno scavalliamo crestine, salti e paretine, ma su terreno roccioso ostico perché costantemente per nulla solido, se non attratti al limite del franoso e che, per prudenza, nei rari punti dove poter far sosta, ci imponiamo di fare con sfilate in progressione di cordata. Con estrema pazienza e concentrazione finalmente giungiamo al colletto posto sopra il Saint-Robert. Visto dall'alto, con i suoi scurissimi orridi a picchi verticali sul versante nord ed il triturato inclinatissimo canalone a sud dal quale siamo appena giunti, fa veramente impressione. Appena riprendiamo la salita, sentiamo sotto di noi un pauroso cupo di interminabile frastuono di frana pietrosa che, amplificata a dismisura dalle pareti del canale, rimbombando ci ammutolisce. Continuiamo silenziosi e sempre in conserva per esili fessure e passaggi sempre più esposti, ma almeno la roccia pare iniziare ad essere più stabile sotto le mani di piedi. La stanchezza fisica e mentale comincia a farsi sentire, però bisogna mantenere la posizione. Visto che la lunga discesa dalla vetta sul versante sud per la normale passa per il bivacco Andreotti, iniziamo quindi a prendere in considerazione l'ipotesi di un eventuale pernotto in quell'opportuno nido d'aquila. Siamo in alto, ma bisogna sempre arrampicare. Ora, le enormi rocce sopra di noi assumono un aspetto rossastro. Andiamo avanti, superando l'ennesimo torrione. Un ultimo passaggio, paretina, fessura e cengia. Siamo stanchi, la vetta è vicina ed anche sul non difficile non serve la fretta, ma solo non allentare l'attenzione che oggi è stata la nostra quarta compagna di cordata. Via su e finalmente ad intravedere la croce di vetta che un po' alla volta si fa sempre più grande fino a quando non siamo sui piedi. È fatta.